Sì, ho visto che sei bianco. Cosa c'hai in testa? C'ho la voce bassa, ieri porca c'è stato un acquazzone. Pianta primitiva che è praticamente simile all'oro e credo che sia l'antenato dell'alloro, però è molto diverso, non viene ad albero, almeno lì dove ero io non c'erano alberi di questa pianta, bensì cespugli. L'ho utilizzata perché sembra alloro e perché è una pianta primitiva che la mangiano gli insetti e praticamente io ho scritto anche dei libri sugli insetti. Bravo, l'alloro. L'alloro è un'erba quasi officinale. No, io sono appassionato di erbe perché conosco l'eucalipto, tante erbe che hanno delle proprietà terapeutiche molto efficaci. Purtroppo l'industria farmaceutica questo non ce lo dirà mai perché se ci vieni per dire soltanto la crusca, no, la crusca sarebbe l'involucro del grano. La crusca, cioè, sai che tu sai che ormai mezza Italia soffre di stitichezza e che si prendono delle cose chimiche per andare di corpo, tante persone, cioè, soffrono di stitichezza eppure niente, non lo sanno invece che se si mangiano almeno, questo voglio dire, 40 grammi, anche 40 grammi di crusca, quella proprio quella grezza, però fatti a sfere, fatti a, come dire, sono a pezzettini, no, che non è diciamo sciolta e ti fa andare di corpo il giorno dopo, la crusca che assorbe anche tutti i veleni del corpo, pensa un po' tu. In altre parole, quello che noi abbiamo bisogno la terra ce lo regala e purtroppo l'industria farmaceutica ne ha fatto un business, perché l'industria farmaceutica non ti può dire se volete guarire andate a cogliere qualcosa nel prato. No, che cazzo devo dire? Che li vogliamo spodestare? Loro invece fanno dell'alchimia, fanno dei trucchi, assemblano delle situazioni strane, poi le testano, poi si corrompono tra di loro, se va bene, quanti farmaci sono stati tirati via? Perché tu pensi che i farmaci, no, il 90% non servono un cazzo. Beh, sui farmaci che non servono ad un cazzo non lo so, però la crusca la pigliavo anch'io, funziona, è vero. Anche se non soffrivo di stitichezza, ma volevo dimagrire, avevo provato con la crusca. E comunque fa molto bene, adesso la piglierò di nuovo prima o poi. Io per dire uso lo zucchero di canna, un po' di cacao amaro nel caffè insieme allo zucchero di canna che è buonissimo, invece che la Nutella ci metto un po' di cacao amaro. E io ne prendo farmaci, ho fatto anche un video sulla mia farmacia, si chiama La mia farmacia, prendo psicofarmaci, però sono costretto a prenderli perché sennò do di matto e se non do di matto il CIM mi rompe il culo, il centro di salute mentale mi rompe il culo. Comunque sì, alla fine hai ragione, un'alternativa alla medicina potrebbe essere l'omeopatia, che praticamente prendono delle piante, dei veleni, delle cose strane lì. Li modificano, li alchimizzano, come dici te, fanno dei farmaci naturali, però dicono che non funziona bene, non lo so, a volte funziona, a volte no. Che dire, Donato, se non si parla di religione è molto interessante parlare. Le malattie, tu sai che le malattie, io sono soltanto uno scrittore di canzoni, lo sai, no? E poi scrivo anche delle commedie, io sono un artista, basta, poco conosciuto, ma sono un artista, perché sai com'è, no? Io faccio parte non dell'iceberg, ma ciò che c'è sott'acqua, quello che c'è sotto, non quello che è in alto. Ma è tutto così, il mondo è tutto questo. Ma che ti volevo dirti che come si chiama? Tutte le malattie escono fuori sempre da un pre-stato infiammatorio. Quando una cosa si infiamma, ecco lì che incomincia già la terapia, infiamma. E meno male che l'infiammazione ha soltanto una cosa positiva, che quando ce l'hai ti avvisa. Pensa un po' non è come il tumore, capito? Che quando tu hai il tumore addosso non te ne accorgi e spesse volte ti rendi conto che ti ha fottuto a tua insaputa. E
Così è così, è tutto così. Però l'infiammazione, a prescindere che sia, è l'inizio di tutti i mali, tutti. E questa infiammazione, ripeto ancora, io sono bravo a ribadire, ha una cosa, l'unica cosa di buono è che tu senti dolore, senti dolore, tutto qua. E davanti a quel dolore poi sì. E poi per queste cose ci sono anche delle tecniche naturali, come non so, il decongestionamento, decongestionare. Quando tu hai per dire i peniluvi, forse tu non hai mai sentito cosa sono i peniluvi. Sono tutte delle pratiche, ma che hanno più di 1.000 anni di cultura, queste cose qua che si leggono anche su dei trattati e così via. Io credo in queste cose. Un farmaco, ti faccio un esempio, io ho un fratello che mi è morto quest'anno, però mi ricordo che qualche anno fa lui aveva il diabete, la dottoressa, io lo portavo io in giro perché lui non avendo moglie, non avendo nessuno, lo portavo io in giro. E lui mi disse, una diabetologa, lui disse: ma senta un po', ma lei cosa c'ha? Lei c'ha il diabete. Ma allora si mette in cura, non prenda questi farmaci. Poi mio fratello era anche un monorene, puoi immaginare. Gli disse: guarda che mio fratello si chiamava Ciro. Ma se vai su YouTube scrivi Ciro Ricci lo trovi. Non ti confondere con Ciro Rigione. E la diabetologa disse: ma no, ma scusa, ma lei l'unica diabetologa, mio fratello mi disse che ebbe modo di raccontare tutta un'altra storia. Disse: ma lei si prende questi farmaci? Lei lo sa cosa lei combinano sui veni questi farmaci che lei sta prendendo per il diabete? Ma col tempo la devastano. Ma lei si faccia una cura, si mette lì, faccia questo, faccia quell'altro, e boh, mio fratello poi smise di fare quella cura e si prese soltanto una pastiglia al giorno, ma qui sto parlando di 15 anni fa. E mio fratello non è, il diabete non si alzava e non si abbassava, era rimasto tale anche se prendeva una sola pastiglia. Quindi poi quando tu hai a che fare con un medico, tu ascoltalo. Poi vai da un altro medico, lo ascolti, quando sta parlando della tua vita. Poi vai ancora da un altro medico, ascoltalo ancora. Poi fai 2 più 1, no? La maggioranza vince. Poi se ti devi fidare, ti fidi chi ha detto, se due sono stati contro uno, allora tu scelti quelli che hanno fatto due. Mai, mai affidarsi a un medico. Un medico quando va, tu ascoltalo, a meno che non sia in fin di vita. Oggettivamente si vede che per dire che stai perdendo sangue, interviene la chirurgia. Ma quando ci sono alcuni medici, no? Specialmente quelli che vivono, come si chiama, i medici di base, devi stare attento a quei medici di ogni tanto che ti tirano fuori delle cazzate che non stanno né in cielo né in terra. Ti racconto un'altra storia, guarda. Io avevo un calcolo a un rene, ti sto parlando nel 2000. Andai dottor Do, guarda, io c'ho un dolore qui nei fianchi, ormai ce l'ho da molto tempo. E ce l'avevo dal 94. Ma come mai ogni tanto viene questo dolore, mi devo fare dei pacchi? Cosa sta facendo dei pacchi? No, i pacchi, prendo uno straccio, un panno, un asciugamano, la bagno. La strizzo e me la metto sotto la schiena. Vede che si attenua il dolore, però poi viene. Ma cosa sarà? E quello: ma no, ma allora lei avrà un dolore di schiena. Mi fece fare, come si chiama, una radiografia alla spina dorsale. Dalla spina dorsale questo rilevò che c'era, per dare un motivo, no, alla sua sapienza, disse: guarda che qua c'è qualcosa che non va. Lei deve avere una vertebra un po' fuori posto. Vedi che qua che c'è, quindi lei non deve fare più sforzi. Io andai a casa, disse alla mamma delle mie figlie, alla mia famiglia di strada. Il dottore mi ha detto: se arrivo, io adesso niente, devo fare al ginnasio, fare qua. Ma questo dolore però c'era sempre. Un bel giorno vado al dottore, senti, mi faccio una bella, voglio farmi una bella lastra, voglio vedere un pochettino ai reni se c'è qualcosa. Ma no, ma lascia stare. C'era il figlio che era un cadetto lì, anche lui. Ma no, il figlio dice: no, ma lascia stare, il padre, fagliela fare. Mi fece la lastra e uscì fuori che avevo un calcolo di 1,5 cm conficcato nel reno sinistro, rene sinistro. E poi questo qua dice: no, c'è un mio amico a Monza che le fa fare l'immersione nell'acqua
qua una pratica medievale, cazzo era. Io non la volli fare, non la volli fare. E lui disse, no, ma c'è solo quella lì. Invece bisognava fare soltanto un bombardamento. Mi ricoverai all'ospedale di Fate Bene Fratelli, ci fu un bombardamento, tocca e me lo frantumarono. Bisogna sempre stare attenti come parlano i dottori, bisogna sempre stare attenti quando ti scegli un avvocato, bisogna stare attenti ai politici, bisogna sempre fare una cernita, quindi è la tua lungimiranza, la capacità che tu puoi approfondire con la tua testa, ma devi approfondire, fare ricerche, poi fare una disamina di tutto e poi hai deciso, almeno sai che quando hai deciso la colpa è solo tua, non per dire ti metti a supino alle Sì, ma difatti io non è che mi fida granché di questi qua del centro di salute mentale, però ci devo andare perché noto che se non prendo il risperidone per 3-4 giorni la mia mente si offusca e non, cioè, mi fa del male, mi fa dei danni collaterali, soprattutto alla parte genitale, perché sai, no, gli psicofarmaci bloccano la serotonina e la dopamina. Però lo devo prendere, difatti prendo anche il Dostinex che mi aiuta un po' a levare la prolattina e mi riabilita un po' serotonina e dopamina. E poi mi drogo anche un po' per quello, per riattivarmi serotonina e dopamina. Però in realtà io non ho soldi per un medico privato, hai capito? Quindi devo affidarmi a questi medici dello Stato, che sono quello che sono, però devo andare avanti con loro. Comunque, se mi vuoi permettere di fare un video con la nostra call su WhatsApp, me lo dici o me lo scrivi. Io converto i file Opus in MP3 e poi tiro su un video per domani o dopo, così faccio un po' di views, ti faccio un po' di pubblicità anche a te perché lo richiamo Donato da Varese, Demone Scimmia 2. Dimmi te se lo vuoi fare, se non lo vuoi fare. Comunque, appunto. Niente, hai ragione, però io mi devo affidare a quelli lì. Mi dispiace, ma mi devo affidare a quelli lì. E tra l'altro, vabbè, Donato, dai, come vuoi. Se ci vogliamo sentire più tardi, se. Ma io non ho detto che tu non devi prendere questi farmaci, ma quando mai l'ho detto? Io ho detto in linea generale bisogna che il paziente non si proni al dettame del dottore. Ma è così, dobbiamo essere, bisogna avere discernimento. Se un dottore il mattino quando non ti racconta le cose, cosa fanno i dottori? Diciamo, tu pensi solo con i rimborsi sanitari, addirittura ti fanno delle operazioni che non sono per nulla da farsi. I dottori sono una parte di dottori, sto parlando quando dico dottori, specialisti, chirurghi, cardiologi, psichiatri, tra di loro si difendono sempre, capito? Proprio come i magistrati. Ecco, quella è una brutta razza schifosa. Io ogni volta che mi sono lamentato davanti a un dottore, per un errore, una cazzata che ha fatto un dottore, loro non hanno mai detto, se ha fatto questo, mi vergogno di avere un collega così. No, loro si coprono sempre. Quindi, che ti voglio dire? Io non ho detto, io non sono un dottore, sai, ho detto già quello che voglio che sono. Io potrei anche essere l'esasperazione del niente. Però ti ho detto che quando uno deve prendere i farmaci, non mica sto parlando di questi casi come il tuo, che purtroppo hai bisogno di per sostenerti di alcuni psicofarmaci, se io non lo so, non ti so dire nulla, però bisogna stare attenti ai psicofarmaci, perché a volte sono alcuni psicofarmaci, non sto parlando di te, sono alcuni psicofarmaci che ti mandano a manicomio. Quando poi non hai nemmeno le coordinate per andarci, eppure te mandano lo stesso. Sappiamo che in passato si applicavano anche, come si chiama, quella sorta di elettrodi in testa, come cazzo si chiamava, il termine mi scappa, che addirittura, porca puttana, la gente moriva. E quella si pensava che fosse una terapia vincente. Dico soltanto che bisogna essere guardinghi. Guardinga che ti metta le mani addosso, hai inteso la tua salute, bisogna che uno ci pensi mille volte. Poi è normale che una terapia efficace e buona ti può anche salvare la vita, è normale, ma quello è scontato, altrimenti se fosse tutto negativo sarebbe già esploso, come un uomo cacciato. Pensi che io ho sempre creduto che Hitler
nonostante quello che abbia fatto, ho sempre pensato che una parte buona Hitler l'avesse, perché l'uomo, se fosse tutto negativo, esploderebbe, esploderebbe. Non avrebbe nemmeno modo di parlare, perché sarebbe tutto negativo. Quindi penso che anche Hitler, nonostante tutto, aveva delle peculiarità positive, pensa un po' tu. Quindi vuol dire che i dottori, ci sono dei dottori molto positivi. Io sto parlando dei dottori disonesti. Quindi tu segui i tuoi farmaci, però, quando voglio dire lì, stiamo attenti a non imbottirti troppo. Sì, no, volevo dirti, se vuoi fare un video, fare, tanto io non ho detto nessuno ha una cosa compromettente, non ho fatto niente, per l'amor di Dio. Sono disquisizioni rare queste. Sì, è un dialogo tra Donato e il demone, ci sta. Sai, Donato, tu sei vicino ai TDG come pensiero, io sono vicino al darwinismo, l'Ufgariota, però ti reputo un grande amico lo stesso, e sai come ti ricorderai quella chiamata in cui ti ho cercato di convincere che alla fine il darwinismo è una scienza, che l'hanno provata col DNA, le teorie di Darwin, e spero di averti un minimo convinto, perché comunque è una parte scientifica anche te, ok? E vedi che comunque seguo i tuoi video, ho visto il tuo ultimo video, ti ho lasciato anche un commento. Donato, per me sei un grande, perché comunque anche io ho paura degli estremisti islamici, di tutta quella gente lì, dell'invasione. Sono d'accordo con te su molte cose, a differenza di Parenzo io ti reputo un gran pensatore, perché per me sei un gran pensatore. E quello non te lo leva nessuno. E poi il video lo faccio se appunto mi dai il benestare tu, perché altrimenti io non mi permetterei mai, visto che me l'hai dato, magari lo faccio adesso, domani dopo mi ci metto. Comunque, cosa ti volevo dire, Donato? Io i farmaci li prendo, ma ne sono sempre stato ribelle con gli psichiatri. Ci hanno messo 10 anni prima di farmeli prendere costantemente tutti i giorni, e mi hanno dovuto trovare un farmaco che si chiama Dosfinex, che mi rimette un po' in ballo la prolattina, cioè che mi leva un po' di prolattina e mi rimette un po' in ballo la serotonina e la dopamina, perché altrimenti li salterei ancora adesso i farmaci, perché fanno veramente veramente male gli psicofarmaci. E io dopo tutto riuscirei bene o male a campare anche senza, scalandoli con il dovuto metodo, credo. Poi non lo so, io non sono un dottore neanche io, non sono medico, non sono psichiatra, non sono chirurgo, non sono neurologo, non sono un cazzo, sono un artista anch'io come te, sotto l'iceberg come te. E niente, Donato, cioè siamo alla pari io e te, fidati, siamo due che chiamano la zanzara. Io penso che non li chiamerò neanche più quest'anno, perché sono un po' fuori dal giro e sono anche un po' provato. Sono tornato da 2 mesi dalla comunità e ho bisogno di tranquillità, e la zanzara mi agita, appunto. Cioè, tutta quella musica rock, quelle battutine che fanno Cruciani e Parenzo, mi agitano un po', quindi non so se le richiamerò ancora. Per quanto riguarda te, sei un amico, a te ti chiamerò sempre quando avrò bisogno di parlare un attimo con qualcuno, quando ti sentirò alla zanzara, che poi ti richiamo, come ho fatto l'altra sera, perché appunto, cioè, mi sei simpatica come persona, capito? Voglio convincerti al darwinismo e tutte quelle cose lì, però se non ti convinci, per me è la stessa. Se vuoi pensare quello che vuoi, pensa quello che vuoi. Io sono democratico, sono libertà di pensiero. Mi dà un po' fastidio questo tuo fascismo andante, che non sei fascista, però hai come un po' di nostalgia del Duce, di Hitler, di queste cose qua. Questo mi dà un po' fastidio, come a te potrebbe dar fastidio se io avessi nostalgia di Stalin, cosa che non è, perché a me Stalin mi sta altamente sul cazzo, non lo sopporto. E come io dico che mi sta sul cazzo Stalin, tu dovresti dire che ti stanno sul cazzo Benito e Hitler. Però se non vuoi farlo, amen, rimaniamo amici come prima, Donato, Donny, cioè, lo sai, io sono un tuo grande amico, lo sai ormai. No, io non ho ideologia, non mi interessa niente, io sono propenso anche a
a rilevare un lato positivo del mio più acerrimo nemico, se lo dovessi intravedere, e qualche volta l'ho intravisto e l'ho detto: guarda che tu sei un bastardo, ma ricordi che quella cosa che hai fatto è lodevole. Quindi io non mi sono mai schierato da una parte o dall'altra, io mi schiero dalla parte delle cose che io considero che siano delle verità inconfutabili. Quando le verità per me sono inconfutabili, mi batto per quelle verità. Quindi io sono quello che ho dato modo di sembrare. Poi per quanto riguarda, come si chiama, come si dice, quello che tu hai detto dei farmaci, tutta questa cosa qua, io ti consiglierei credimi, ti consiglierei, ho detto ti consiglierei, non mi dare molta importanza. Prova a non prendere più questi farmaci, trovati una bella picchiacca, che ti tenga stretto, e tu non prendi i farmaci, come ti senti un po' così, prendi la picchiacca, mordi la picchiacca, tieniti la picchiacca, abbraccia la picchiacca, stringi la picchiacca, però la picchiacca deve essere fedele, deve essere una donna che ti dice: io vivo per te. Ecco, quando lei ti dice: io vivo per te, questo potrebbe essere, dal punto di vista, una grandissima terapia. Una grande terapia proprio a livello psicosomatico. Perché ricordi che l'amore, certo, tante persone hanno parlato d'amore, ma l'hanno visto soltanto scritto, ma l'amore è un sentimento che guai se dovesse mancare nell'uomo. L'uomo esploderebbe. Ma l'amore io penso che sia la cosa più terapeutico della terra, la cosa più terapeutica. Quindi prova a smettere a prendere tutti questi psicofarmaci. Guarda, io, siccome che, ti devi dire che mio padre e mia mamma mi diceva sempre: siccome che, lasciamo stare, sono rimasto proprio. È un po' di tempo forse con gli anni, siccome che, ti devi, siccome che, per l'amore di Dio, che ti devo dire? Io quando ero ragazzo, mi operai io da bambino. Da bambino avevo 12 anni, non riuscivo a urinare. E poi mi sembra 12 anni, mi fece una lastra e i dottori scoprirono che avevo un calcolino nella vescica. Mi fece un'operazione molto pesante, perché allora ero, sai, io non sono più giovane, non sono nemmeno vecchio, però non sono nemmeno giovane. Allora si facevano delle operazioni, anche un'operazione del cazzo, poteva presentarsi abbastanza pesante, perché la tecnologia, la chirurgia e tutto il sistema che oggi esiste nella chirurgia non è quello di allora. Comunque io ne uscii quasi debilitato. Andai a scuola, incominciai nemmeno più a rendere a scuola, anche se poi mi sono diplomato, lo dico con qualche sforzo col tempo. Diploma magistrale l'ho preso proprio perché mi piaceva prenderlo. Però ho fatto anche molta fatica perché avevo quei dottori di merda allora, quei dottori di merda. Poi dopo un anno, dopo 4 anni, mi aspetto un po', avevo 12 anni, credo dopo 6 anni. Purtroppo non so per quale motivo ebbe un esaurimento. Attenzione, metti in relazione. Ebbe un esaurimento, questo esaurimento mi faceva mancare il fiato, era una sorta di ansia, che io da bambino pensavo che dovessi morire. Mia mamma chiamava il dottore, veniva a casa: ma questo bambino cosa c'ha? Non sa che cazzo c'ha. Mi portarono al pronto soccorso e mi diagnosticarono, attenzione, attenzione, l'epilessia. E io poi con tutto il tempo, quando andai a fare il militare, ancora, e poi mi dettero dei farmaci, attenzione, attenzione, ti dico ancora questi farmaci. Tegretol, cardenale. Poi mi ricordo un altro, si chiamava, perché sai quando un ragazzo arriva, cardenale e camimbettal. Mi dettero questi farmaci perché ero un epilettico. Mai avuto un attacco, mai avuto un cazzo. Mi ricoverano in ospedale, questo ragazzo, perché ormai avevo 16 anni, c'ha l'epilessia. E io da 16 anni, scrivi sempre in relazione, scrivi, 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 io da 16 anni fino a 29 anni ho continuato a prendere quei farmaci. Ogni tanto, e io no, e poi queste cose, il fatto che io, a me, mi avessero dichiarato epilettico,
Avevo una paura cane, mi sembrava proprio, avevo un complesso di questa malattia, sai, l'epilessia come il malcaduco, che tu cadi a terra, ti sbavi, e a volte l'epilessia anche, che ti voglio dire, guaribile, e porta anche tanti drammi. E mi ricordo che poi alla fine io trovai, a 29 anni mi fidanzai con una bella ragazza, era una principessa. Forse era la più bella del paese. Mi domandai com'è questa si è innamorata di me. Questo non l'ho mai scoperto, forse per i miei occhi verdi. Mi ricordo che la mamma, che era una naturopata, a me, io dissi: dove sei andato, Donato? Sono andato a farmi, io a 29 anni, sono andato a farmi un esame, sono andato a farmi un elettroencefalogramma. E cosa mi hanno detto? E il dottore mi ha detto: che farmaci prende? Prendi, papà. E io prendo il cardenale o il tegretol. E questo mi disse: benissimo, non prende il tegretol. Ecco, quando ne prende, ecco, incomincia a prenderne sei. Perché, dottore? Non so, era un tecnico. Vediamo un pochettino come reagisce il suo cervello. Perché? Vediamo un pochettino quanto lui è sensibile o non sensibile a questo farmaco. Ne prenda. Arrivai a casa della mia ragazza. La donna, la mamma che mi voleva tantissimo bene, probabilmente anche più della figlia, e mi disse: Donato, prendi questa richiesta medica dal dottore e buttala via. Io dissi: ma come mai? Ma scusa, perché la devo buttare via? Buttala via! Oh, mi convinsi, io buttai via tutto. Non prendere più niente! Io da quel giorno, da quel giorno. Quindi vuol dire, avevo, mi sembra, 16 anni, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, quasi 13, 14 anni. Io smisi di prendere quel farmaco. Io incominciai a diventare un leone. La mia concentrazione, si alzò moltissimo. Ci fu un'alzata di ingegno in me, un'alzata di ingegno. Andavo ancora allora a scuola di musica, riuscivo a solfeggiare bene, riuscivo a guardare bene. Quindi che ti voglio dire? Che questa roba qui, i farmaci, bisogna stare attenti ai farmaci. Bisogna stare attenti, i farmaci se hanno guarito tante persone le hanno anche uccise. Le hanno anche uccise. Adesso io perché ti ho raccontato questo? Perché non mi vergogno, perché ognuno di noi ha le sue storie, i loro handicap, i loro disagi, le loro confusioni, le loro, che ti voglio dire, segretezze, i loro complessi, le loro debolezze. È normale che anch'io sono afflitto da queste caratteristiche, a volte anche, diciamo, di una certa, che ti voglio dire. C'è un certo peso. Quindi, che ti voglio dire? Non prendere più niente, a piglio da una bella figlia. Io purtroppo non ce l'ho a portata di mano. Non ce l'ho a portata di mano perché quelle che ogni tanto guardo, me le faccio io, scusami. No, sto scherzando, me le faccio io. Una bella pigliacca, te la metti nel letto, dormi con la pigliacca. Ti fai toccare l'uccello, credimi. Ti fai toccare l'uccello. Ma non te lo devi far toccare. No, 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 non te lo devi far toccare. Te lo devi fare accarezzare. Come fosse una mano che ti voglio dire, come che avesse dell'energia, no? Che ti riuscisse a trasmettere qualcosa di positivo, che ti rigenerasse. Sai, tutte quelle cose che noi ci portiamo dentro di noi, che non ci sono farmaci a volte che ti possono sanare. Ecco, io credo che proprio è l'uomo, è la positività dell'uomo, in questo caso di una donna, che può riscattare tutti i tuoi guai. Perché tu, per quella donna lì, è normale che adesso tu sei come un granello di sabbia, o meglio, sei una. Che ti voglio dire, un po' monolitico, no? Di sabbia che puoi anche cadere perché sei fragile e hai bisogno di una possezza, di una struttura forte, in questo caso una donna, il nostro complemento, attenzione, non come l'Islam che la donna non la usa come il proprio complemento, ma la usa come la sua propria schiava. Quindi un complemento, cosa vuol dire? Una cosa che si completa con te stesso, con la tua vita e col tuo bene. Quindi questa donna ti deve accarezzare non solo il corpo, ti deve accarezzare la mente, soprattutto la mente, capito? Quando tu vedi una donna che tu hai un pilastro a fianco a te, ma no, perché te la picchiacca, è perché ti può dare oltre la picchiacca,
la sicurezza. Lo so che per te forse sto dicendo delle cazzate, la sto mettendo un po' sul ridere, ma ricordi che anche in una grande risata, una risata, puoi mettere delle parole, una poesia. Quando uno ride, ti trasmette una poesia, nel senso che una poesia del cazzo, studiata a mo, per riuscire a, che te voglio dire, a suggerire. Cazzo Donato, sei un vero poeta, sei un vero poeta. Un poeta napoletano, ma un vero poeta. La picchiacca. Non l'avevo mai sentito questo termine. Cosa ti volevo dire? T'ho scritto perché li prendo, perché li seguo, oltre per il fatto che non sto tanto bene mentalmente, che ho un po' di sfasamenti. E adesso con questo nuovo farmaco che si chiama Dostinex, unito a un po' di svago tossicodipendente ogni tanto, che mi dà un po' di sprint, no? Perché non mi faccio di eroina, bensì sai di cosa, no? E praticamente queste due cose unite mi permettono di avere una vita sessuale abbastanza decente, anche se non faccio sesso da tempo, però una masturbazione abbastanza decente, anche se non è come vorrei, come ai vecchi tempi, e potrei trovare lo stesso una picchiacca. Però non la trovo perché sono un po' un reietto, hai capito? Sono un po' un emarginato. Ho una buona vita su internet, ma vita sociale vera ne ho pochissima. E che altro dirti, Donato? Boh, non lo so. Per me il video si può chiudere anche qui, lo monto subito, lo faccio. Poi se vuoi che parliamo ancora, dimmelo te. Se vuoi scrivere, se vuoi mandarmi altri vocali. Non lo so, vediamo un po' come esce questo video, perché magari esce anche un video di un'ora, poi va a sapere. Solo che ho più poca memoria nel cellulare. Comunque hai ragione te che la picchiacca deve essere fedele, le ragazze devono essere fedeli ai ragazzi e i ragazzi devono essere fedeli alle ragazze, perché l'amore è quello, è anche fedeltà, non è tutta la merda che ti passano in televisione che devi lasciare andare l'amore perché almeno ami di più e sei una persona retta, rigida. Cioè, non è giustificabile il femminicidio, però non è giustificabile nemmeno le orgie che si fanno quelli della televisione tra di loro e con altra gente che non è.